convention I want you to see. It looks something like you. La Dakar è il sogno di una vita realizzato, di un amante come me dei motori che ho vissuto fin da quando ero bambino con motorini, fino poi con le moto quando ero più grande. E tanto per un cenno storico, nel 78 è nata la Dakar e io ero un bambino, avevo 6 anni. E niente, queste moto con questi matti che andavano nel deserto per mesi, sembrava un film di fantascienza. E allora è sempre stato un mio sogno e mai avrei pensato di poter partecipare quando sarei stato più grande, anche perché sono gare costosissime che era impossibile, cioè allora pensare che potessi spendere tutti questi soldi o poter partecipare a una gara del genere. Le grandi sconfitte a livello sportivo della mia vita sono state due esagerate proprio. La prima, al Tuareghrelli, ero praticamente primo, cioè inizio a essere quinto, quarto, premetto che era una delle prime gare internazionali che facevo, terzo, non ci credevo, secondo, arrivo il primo, ma un testa a testa ha durato 10 giorni, arrivo all'ultima gara dell'ultimo giorno e mi perdo un CP e prendo un'ora di penalità e sono finito terzo podio, ma è stata una delusione, una sconfitta che ci credevo. E la colpa chiaramente, come sempre, è la mia, perché non è che scappava al checkpoint, per la troppa sicurezza ormai ci credevo talmente tanto che l'ho perso, insomma. E la seconda, quando alla Dakar, è la prima volta, per non potendo avere una moto ufficiale, ho avuto la presunzione di costruirne una io, purtroppo con pessimi risultati, perché nonostante io non ho mollato mai, l'ho fatta di tutte, dopo 9 giorni lì in Bolivia, a 4.000 metri d'altitudine, sta moto pare non ne poteva più, mi ha abbandonato e mi è toccato ritirarmi, però la colpa anche lì è stata la mia. Quando un pilota, ma anche qualsiasi persona nella vita, vivi una sconfitta, nel mio caso innanzitutto mi massacro, nel senso me le dico di tutti i colori. Io personalmente mi do sempre la colpa di quel che è successo, perché io sono regista di me stesso, sicché quello che è nel successo, ma anche nella disavventura, nella sconfitta. E cioè la sensazione prima è proprio di una delusione incredibile, perché uno veramente dopo tanta fatica porca miseria, veramente dura, insomma, accettare. Dopo però passa qualche giorno che per esempio nel caso della Dakar io ho detto mai più, ho chiamato tutti i miei amici, ma manco se mi pagano ritorno in questo inferno. Ma che, quando ero nel volo di ritorno avevo già ordinato la moto nuova per ripartire dopo un anno. Sicché dopo c'è anche quella rivalsa, che però nella rivalsa è molto importante che uno impari dagli errori, perché se no chiaramente se uno persevera allora qui si cade in una brutta rassa. Ecco, la vera sfida in una gara come la Dakar non è contro gli altri, ma è contro te stesso, perché è un mettersi alla prova, come succede nelle cose più piccole della vita, come a volte nel lavoro, come nell'amicizia. È il mettersi alla prova, è una sfida continua. E allora, alzando l'asticella, per un motociclista la Dakar è come per un alpinista scavare l'Everest: si inizia dal Monte Bianco e poi si va su fino alla vetta. Ecco, e questo io da quando sono bambino sono sempre stato una persona estrema, che porto sempre tutto al limite, e questo e questa mia introspezione dentro me stesso mi ha portato alla fine a fare la follia, ad andare a fare ste gare da matti, insomma. La prima cosa, ti insegnano a essere umile, a capire che nel caso del deserto, il deserto vince sempre. È inutile voler sfidare una cosa molto più grande di te. Se sei umile e sei con la testa bassa, magari ti lascia passare e non ti fa una trappola. Ecco, questi sono insegnamenti: l'umiltà, l'esercizio, la perseveranza, sono doti che poi si ritrova nella vita di tutti i giorni. La sconfitta è solamente un brutto incentivo per arrivare al traguardo.
Ecco, è quella pillola amara è da bambini quando ci dà la medicina, che però ti fa sta bene, ti fa crescere sano e forte. Ecco, serve la sconfitta, serve per imparare l'umiltà e per imparare soprattutto anche le tecniche, che a volte uno pensa sapere tutto, invece non è così. Da rifare i compiti, da essere rimandato a settembre. Ecco, la sconfitta serve a questo, a migliorarsi, secondo me. Un consiglio che mi sentirei di dare a tutti i sportivi, ai giovani, a chi intraprende un'impresa, è innanzitutto alla prima sconfitta, ma anche solo la seconda o la terza, mai mollare. Ma più che altro la cosa fondamentale è rendersi conto che non dare la colpa a nessun altro che a se stessi. Non bisogna trovare scuse o indorare la pillola. Bisogna ripartire immediatamente capendo gli errori che si è fatto, perché se uno è stato sconfitto uno dice no, sono stato sfortunato, è successo questo. No, normalmente è colpa di noi stessi, sicché bisogna fare un'autoanalisi e capire quali errori abbiamo fatto, e di questo ripartire da zero. Ecco, non conta quante volte si cade, ma conta quante volte ci si rialza. Meglio se colossa intera, ecco. I have a wonderful electronic invention I want you to see. It looks something like you.